Buonasera a tutti qui da Campus Party Italia, l'evento più geek d'Italia e forse anche d'Europa. Sappiamo che è una manifestazione che si tiene anche in altri paesi, è la prima in Italia, ma sta riuscendo benissimo. Siamo qui in adiacenza della Games Arena con Dario Baroncelli di Italdrone, in presenza anche di questo drone. Dario, spiegaci un po' tutte le funzionalità e il suo ambito di applicazione. Allora, gli ambiti di applicazione del mondo dei droni sono praticamente infiniti. Si parte da una classica ripresa video a scopo artistico, cinematografico, per le televisioni, alle più complicate ispezioni, ricostruzioni 3D o modelli BIM. Qualunque cosa uno può, diciamo, immaginare con uno strumento volante può essere sostituito da un drone. Quindi dall'agricoltura al video, come già detto, alla ricerca e soccorso, alla sicurezza, alle ispezioni, tutto questo è ciò che fanno i nostri droni. Il drone, adesso come adesso, non è più visto come lo strumento in sé. No, com'è che facciamo? Così facciamo. Così facciamo proprio... Ok. Dove eravamo? Non è visto come lo strumento in sé, ma... Che infatti non volevo dire questo. Vai. E che... La parte importante non è più il drone in sé, ma è diventato ciò che il drone può fare e coi sensori che monta. I droni sono diventati piattaforme multiruolo in grado di garantire un certo tipo di servizi. A far volare qualcosa riescono tutti, a poi procurare un dato utilizzabile, un'ispezione utilizzabile, sono capaci in pochi. E questo è quello che differenzia adesso di più nel mondo dei droni. Faccio un esempio di dato utilizzabile, ottimizzabile e mostrabile soprattutto, no? Oserei dire... qualche ambito di applicazione, qualche settore specifico? Certo, e diciamo che nel settore industriale l'esempio più classico che posso fare è la ricostruzione di un impianto ricostruito in 3D, diciamo, con un software al computer in grado di analizzare e stabilire punti critici o fragilità del sistema, avarie, danni, insomma analizzare nello specifico un impianto. È una cosa che già da prima si faceva, ma con il drone le tempistiche e i costi sono molto più veloci e low budget, diciamo. Ok. E a telecamere spente mi parlava anche di un ambito di applicazione molto particolare sull'agricoltura, no? In che modo il drone può favorire una agricoltura migliore, no? Si parla anche di sostenibilità e dell'intervento dei droni in questa direzione. Diciamo che ci sono due rami principali nel momento nell'utilizzo dei droni per l'agricoltura. C'è un ramo che si occupa solamente dell'analisi del dato, cioè con particolari sensori si passa sui campi e si riesce a capire lo stato di salute delle colture. La seconda tipologia di applicazione che abbiamo in Italia a questo momento è la semina della piralide, che è una sorta di antiparassitario, definiamolo. Sono piccole palline che vengono lasciate in autonomia dal drone ogni tot metri e sì, mi sembra siano una sorta di antiparassitario naturale, quindi neanche qualcosa di chimico che so io, e questi al momento sono i due principali dei rami. All'estero, in alcuni paesi, già esistono modelli che sono in grado anche di spruzzare fertilizzanti e di qualunque tipo di sostanza. In Italia questa cosa è vietata, quindi non è possibile farla, ma la tecnologia ci sarebbe teoricamente. Ecco, telegraficamente qual è il motivo che vi ha spinto ad essere qui a Campus Party, un evento che comunque si apre ai giovani, alla tecnologia, all'innovazione? E siamo stati invitati a partecipare, l'organizzazione ci ha chiamato perché siamo un esempio di startup innovativa che effettivamente è arrivata a raggiungere dei risultati molto interessanti partendo da zero, e quindi siamo stati molto felici di essere invitati per partecipare e raccontare, diciamo, la nostra esperienza anche a altre realtà magari più giovani della nostra.